Ciao a tutti. Ciao. Ben ritrovati in questa nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Gadieri. E con me il nostro chef Nicola Bizzarri. Bene. Allora, che bella ricetta ci facciamo oggi? Oggi prepareremo delle tagliatelle all'uovo con vongole veraci, calamari e fiori di zucchina. Va bene. Semplice, veloce e buona. Gli ingredienti sono tagliatelle all'uovo, olio extravergine di oliva, fiori di zucchina, aglio, vongole veraci, calamari e prezzemolo. Partiamo con il procedimento. Scaldiamo un po' di olio extravergine di oliva nella padella. Facciamo rosolare lo spicchio d'aglio. Tu come fai le vongole? Classico spaghetto alle vongole, tagliatella, come? Io cosa faccio preferisci? Con l'aglio, faccio soffriggere un po', ci metto pure un po' di peperone. Infatti qualche ricetta l'ho detto pure, qualche peperone ci va bene col pesce, con le cozze. Sì. Certo. E non li faccio tanto problematici, sinceramente. Vabbè, abbiamo, aggiungiamo le solo vongole, un po' di... pomodoro fresco. Abbiamo dei calamari. Qua ci sono i calamari. E delle vongole. Un po' di prezzemolo. Sì. Infatti quelle appena appena cucinate, giusto per normale. Ecco qua, pizzico di sale per i calamari. Hai un coperchio lì sotto, possiamo coprire? Sì, quello là, perfetto. Prepariamo i nostri fiori di zucca, togliamo così la parte, così toglie tutto il dentro, vero? Sì, ed esce anche la parte interna, così. E se gli andremo qualche fiore di zucchina, li apriamo, li mettiamo come decorazione. A crudo mi piacciono comunque. Decorazione molto. Sì, sono belle da vedere e pure da mangiare, secondo me. Sì, a crudo sì, anche fanno parte. Tagliamo due bei nidi di tagliatelle all'uovo, vai. Attendiamo un paio di minuti in modo che si ammorbidiscono per essere girati. Quindi i fiori di zucchina li mettiamo un po' così a giro del piatto, no? Crudi, conditi con pizzico di sale al girasole e olio. Oggi? Sì. E un po' li mettiamo in mantecazione. No? Puoi girare le tagliatelle, come lo sono già ammorbidite, no? Sì, sì. Qua le vongole si cominciano ad aprire, aggiungiamo i nostri fiori di zucchina, lasciamo un attimo cucinare, poi una volta che si apriranno tutte le vongole le andremo a sgusciare in modo che avremo un bel piatto senza avere problemi di mangiare, sì, è già tutto bello sgusciato e ben colorato. Attendiamo che la pasta si cucina e le vongole si aprino. Eccoci qui, Antonella. Sì. Ah, guarda, le nostre vongole si sono aperte, le andiamo un attimo a sgusciare. Vediamo la buccia. Sì, diciamo, a me piace mangiarle già belle e pronte, no? Sì, nel sì. piatto. Anche perché poi non abbiamo modo di... Abbiamo messo già i fiori di zucchina, no? Andiamo a togliere le nostre tagliatelle. Scoliamo ben al dente e andiamo a mantecare in padella in modo da far assorbire, no? Bene, che la pasta. Qualche minuto assorbe tutto il suo profumo e acqua di cottura che hanno lasciato. Lasciamo assaporire bene. Mettiamo le nostre tagliatelle. Centro. Sembra veramente un girasole, eh? Sì, infatti. Ecco qua. A prendere i nostri calamari. Andiamo a distribuire. Un po' di qua, un po' di là. Le nostre vongoline. Il piatto è già tutto pulito, no? Sì, sì. Può essere gustato meglio. Finiamo con un po' di
acquetta di cottura che lasciamo un attimo cadere anche nei fiori di zucchina, al posto dell'olio extravergine d'oliva in questo caso, in modo da rendere umido e saporito, di vongole anche i fiori di zucchina. Il piatto è pronto, bello, colorato, i fiori di zucchina c'è poi quando è aperto, più, guarda, è pulito, è troppo bello. Mette molto appetibilità. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questa rete. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate.